Il 28 settembre scorso, Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sono uniti in matrimonio a Villa Oliva, a San Pancrazio, Lucca. Una cerimonia stupenda, ma con una nota stonata. Durante il discorso, Buffon ha ringraziato Ilaria per avergli fatto conoscere il vero amore, suscitando polemiche tra gli invitati e non solo. La sua ex moglie, Alena Seredova, madre dei suoi due figli, non ha gradito la frase, considerandola poco rispettosa. La storia è nota. Nel 2013, Buffon iniziò una relazione segreta con Ilaria, mentre era ancora sposato con Seredova. La situazione venne alla luce e il matrimonio finì. Nel 2024, Buffon ha deciso di esprimere il suo amore per Ilaria pubblicamente, scatenando reazioni negative tra gli invitati e commenti taglienti da parte di alcune donne presenti alla cerimonia. Alena Seredova ha preferito non commentare direttamente la situazione, limitandosi a una risposta evasiva quando le è stato chiesto cosa pensasse del discorso di Buffon. Su Instagram ha ironizzato su un possibile ripristino del reato di adulterio, dimostrando un atteggiamento pacato di fronte alla situazione. La reazione degli invitati e delle persone presenti alla cerimonia è stata varia, con alcune critiche nei confronti di Buffon per la sua scelta di esprimere pubblicamente il suo amore per Ilaria. Alcuni hanno sottolineato la differenza tra il modo in cui Buffon ha parlato di Ilaria e la sua ex moglie, evidenziando la mancanza di rispetto verso di lei e i loro figli. In conclusione, la cerimonia di matrimonio tra Buffon e D'Amico ha suscitato polemiche e discussioni, mettendo in luce le tensioni e i dissapori tra le varie parti coinvolte. Alena Seredova ha preferito mantenere un atteggiamento distaccato e non alimentare ulteriori polemiche, mostrando un comportamento pacato.